Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Distant Worlds 2. Voglio fare subito una premessa. Questo non è un video tutorial, questo non è un video dove vi spiego come giocare, ma è un video per incuriosirvi, perché il gioco, per quanto poco io l'abbia visto, l'ho trovato decisamente intrigante. Prima di tutto ringrazio Paolo Paglianti di Slithering, che è un'azienda, un editore che si occupa soprattutto di strategici, e credo sia uno dei più grandi onori il fatto che comunque io possa sentirlo, che possa comunque avergli potuto chiedere una copia di questo gioco. Il gioco uscirà a marzo del 2022 e questa è una versione beta che sarà valida, da quanto ho capito, fino al 15 di febbraio, almeno per le prove che posso fare io. È un gioco che, non fatevi ingannare dalla grafica che vedete qui dal menu, ma è un gioco che, a detta di molti, è quello che Stellaris sarebbe voluto essere, ma non è. Ve lo farò vedere, giusto per incuriosirvi, vi faccio vedere la mia partita che è proprio agli inizi, vi spiego un pochino l'interfaccia, vi faccio vedere come cominciare una nuova partita e poi mano la palla, insomma è tutto in mano vostra, la palla passa a voi, perché sarete voi a dirmi poi se vorrete vedere magari un approfondimento. Faccio subito un'altra premessa, giusto per essere brutale subito, il gioco è solo in inglese. Poi, se lo traducessero, sarebbe una figata fotonica, magari qualche utente pazzo. Però, insomma, la cosa che vedete immediatamente che è una figata, e poi vi farò vedere proprio l'inizio della partita, che a livello di... ci sono tanti menu che sembrano veramente tanti, ma in realtà, se poi andate a vedere, queste sono semplicemente delle visuali diverse della galassia, che io ho scelto piccolina, con 300 stelle, mi pare, il sistema. E vabbè, adesso io ho scelto il sistema sbagliato, quindi dovrei andare a riselezionare quello dove mi trovo ora, che è questo. E praticamente, vedete che poi qua sotto vediamo tutto quello che abbiamo, e soprattutto poi si può andare a zoomare il pianeta, che è un pianeta acquatico, perché ho scelto una razza, perché comunque ci sono delle direttive di alcune razze da mostrare, e ho mostrato la razza acquatica. Il bello è che cliccando si apre questo menu in cui potete vedere che si può andare anche a costruire, ma non possiamo farlo perché non si può costruire su questo pianeta, perché è un pianeta acquatico. Abbiamo una razza acquatica, abbiamo tante navi, e la figata delle navi è che le potete vedere da qui, ma zoomando si va a vederle proprio da vicino. Questa è una nave Prospector, un'altra, e cliccandoci sopra potete cliccare dove farle andare, soprattutto cliccare, adesso tolgo la pausa, vedete che la faccio muovere, e soprattutto in realtà adesso non sta andando da nessuna parte perché devo selezionare un pianeta. Noi siamo qui, ma non è il sistema solare questo è la luna oceanica su cui ha la capitale la nostra razza, ma andando indietro si vede l'orbita del nostro pianeta e la relativa luna, e qua si vede tutto il sistema. Ci mettono una vita ad arrivare su altri pianeti all'interno del sistema solare, e soprattutto si parte con la tecnologia di curvatura, il salto warp, che non esiste. Quindi vedete che in questo caso questa nave qui è andata a esplorare, e abbiamo esplorato questa luna, che è una luna marciosa metallica, dove all'interno ci sono determinati materiali, cristalli, insomma, che si possono andare a raccogliere. Abbiamo il Mebnar, abbiamo un'abbondanza del 55%, l'acciaio, il Cuprica e l'Aculon, nomi curiosi. Qua abbiamo invece altre facility, qua abbiamo la research facility, qua abbiamo il constructor, che comunque vedete adesso lui di base ha un comportamento automatico, quindi va a costruire in base a quello che ordiniamo. E la grossa differenza con uno Stellaris, ad esempio, è che ogni nave ha un quantitativo di fuel, e così come visto anche magari su Star Sector, c'è una war weariness, quindi una sorta di stanchezza da battaglia, quindi le navi non è che possono andare a battagliare in ogni
momento in ogni dove, ma hanno bisogno di una tempistica per riprendersi. In alto, subito in bella vista, c'è passandoci sopra poi col mouse viene data l'informazione, e il plasma torpedo che è l'arma, la forza di questa nave e delle armi è 11, un danno per secondo di 2,2 e un range di 1400, quindi abbiamo sott'occhio tutto. Io sono onesto, mi incuriosisce molto, lo approfondirò, non so ancora moltissimo del titolo, io so che comunque qua in alto c'è il totale, una colonia, e 2.214 milioni, quindi 2 miliardi di questi popoli, di questo popolo subacqueo. Qua appunto sono tutte impostazioni per vedere dei vari badge all'interno delle mappe, quindi solo a livello grafico. Abbiamo qua le informazioni sul pianeta che poi si può andare ad aprire su più punti. Le risorse che attualmente la nostra colonia fornisce sono il Kaslan Crystal, il polimero, e il Darkhold Tentacles, le truppe che abbiamo e sono quelle che possediamo qui. Ora qua sono le varie informazioni e ci viene mostrato che una nostra nave è appena andata in automatico, in modo del tutto automatico, la Surveyor, ad esplorare un altro pianeta, Astra 4, che è un pianeta desertico, e la relativa luna metallica. Quindi abbiamo le location, insomma la possibilità di colonizzare. Il gioco, vi dico, ha fatto il viaggio da qui a qui, ci ha messo un po' ad arrivarci e sta andando avanti, tra l'altro adesso dovremmo aver ricercato anche la tecnologia di curvatura, di viaggio veloce. E come vi ho detto, qua c'è un altro pianeta da analizzare, probabilmente sta andando lì. Vi faccio vedere tutte le schermate qui perché ce ne sono veramente tante. È bella, bella scorrevole la grafica. La trovo un po' meno macchinosa rispetto a quella di Stellaris, per quanto io ancora non sappia moltissimo del titolo, appunto. Qua abbiamo un riassunto della nostra razza, che l'ho chiamata Independent. Il nostro cash flow, quindi praticamente le entrate che abbiamo giorno per giorno, le monete che abbiamo, la ricerca che abbiamo, 65 giorni, e la data stellare. Mentre qui abbiamo la possibilità poi di diplomazia, diplomazia quindi tra le relazioni diplomatiche, le relazioni con i pirati, le colonie indipendenti, gli ambasciatori, le spie che possediamo, al momento possediamo le spie, si sono state aggiunte da poco, sono arrivate, quindi praticamente questa è la razza acquatica che possediamo. Posso licenziarlo, posso dargli completamente in automatico, posso dargli missioni poi di intelligence anche rispetto a degli eventi che succedono. E poi i prigionieri. Abbiamo qui i charter, quindi abbiamo il leader, Giut Lapuri, con tutte le sue relative specifiche. Questo è il leader che possiamo andare, volendo, a trasferire in una nuova location, che non possiamo fare adesso perché ovviamente abbiamo solo una colonia. Abbiamo un generale. Possiamo poi andare a posizionarlo da un'altra parte con i vari tratti che vengono sbloccati man mano. Quindi in questo caso abbiamo scoperto qualche giorno dopo il suo reclutamento, anzi qualche mese dopo, che è un poor ground attacker, poor recruiter, quindi praticamente ha meno 5 forza negli attacchi di terra e meno 10% rateo di reclutamento delle truppe. Mi è saltato fuori che non è proprio sto granché. Questo scienziato qui invece abbiamo scoperto qualcosa? No. In questo caso lui è già andato in modo del tutto automatico. Poi sarà una figata prendere mano, prendere confidenza con tutti gli spostamenti e farli manualmente. È andato già all'Astra Research Facility. Quindi noi sappiamo che questo scienziato è già in zona qui. L'Astra Research Facility ad occuparsi di ricerca. E qua un altro che è sempre lì, un altro ricercatore. Qua abbiamo le colonie che possediamo col vario grado di approvazione, è scesa un pochino perché poi è possibile, cliccando poi su pianeta, andare ad aumentare e diminuire le tasse. Abbiamo l'esplorazione, che è comunque parte integrante, dove le navi d'esplorazione, abbiamo le rovine conosciute, abbiamo trovato delle rovine subacquee, che comunque ci danno un bonus alla nostra colonia. Tra l'altro avevamo una stazione antica qui e l'abbiamo ripristinata, lo Spaceport, che praticamente devo ancora capire bene a cosa serve. Abbiamo navi e stazioni abbandonate e location speciali che non possediamo ancora. Qua abbiamo le risorse,
Le mining location abbiamo al momento queste. Abbiamo new mining location, che sono quelle nuove scoperte, quindi sulle nuove, su cui non stiamo ancora, credo, operando. In realtà, in modo del tutto automatico, la nostra stazione, la nostra nave da costruzione sta costruendo una mining station lì direttamente, quindi agiscono in modo del tutto automatico e noi non facciamo altro che essere dei grandi supervisori delle attività che fanno i nostri sottoposti, mentre invece qua abbiamo altre cose, abbiamo Astra 4, Shidon Hasa, dove possiamo dare l'ordine di costruire, spendendo dei crediti, delle mining station, quindi spendendo 5.004, spendendo, abbiamo 29.000, quindi io adesso, se cliccassi qui, avrei, vediamo un attimo, Socalian Brandy, no, cos'è che è questo, Aculon, Mebna, potrei farla e lo mando a costruire, che tra l'altro, ok, me lo farà, spero. E qua abbiamo invece la ship construction, dove devo ancora capirci anche qui, vi dico la verità, perché nelle ship design abbiamo la possibilità di andare a fare degli upgrade alle navi. Guardate, sono esattamente come si vedono in partita, solo che cliccando sulle varie parti evidenziate di un colore diverso è possibile andare ad aggiungere i vari modelli che abbiamo qui, che combaciano anche con, ad esempio, lo skip drive, con le ricerche che facciamo. È abbastanza complesso. Questa è la ricerca. La ricerca avviene in un modo new search location, quindi abbiamo praticamente le nuove zone che ci danno più ricerca, quindi tecnicamente dovrebbero costruire delle più ricerche in giro, ma il research tree, come andremo a vedere poi, è diviso tra varie cose, tra sono tantissime, le armi, tutto armi, le truppe, il combattimento a terra che abbiamo già fatto, miglioramenti, le difese, le tattiche di difesa, i reattori spaziali, quelli a fissione nucleare, i deflettori, stiamo ricercando gli campi di warp stabili, che stiamo ricercando al momento, abbiamo le manovre spaziali, le manovre avanzate, lo shipboarding. E praticamente, allora vi dico, l'inglese non è eccessivamente complesso, nel senso che si può comprendere, e anche il fatto di è un come Stellaris, un RTS in tempo reale, ma mettete in pausa col tasto spazio, quindi l'assemblare spaziale, e questo è quanto. Qua abbiamo il military, quindi l'attacco, la forza militare, le flotte, ma non abbiamo ancora niente, partiamo proprio all'inizio, e qua il civile, quindi con tutte le navi civili che possediamo. Questo è il sistema, lo stiamo andando pian piano a esplorare, però già solo questo sistema stellare qui lo trovo decisamente più figo rispetto a uno Stellaris, perché comunque c'è quella schematizzazione che c'è molto anche qui, perché una volta che scopriremo nuovi sistemi avremo tutto indicato, e soprattutto le schermate, questi beige che escono, ci fanno sapere quali risorse ci sono, e soprattutto quest'icona qui è molto bella, qua se abbiamo uno spaceport per poter costruire navi, ma soprattutto questa è molto importante e mi ricorda anche il Lead Dangerous in questo caso, perché ci dimostra che possiamo rifornire di carburante all'interno del sistema. In altri sistemi forse potremmo rifornire dalle stelle, un po' come Elite, però quello sarà senz'altro un aspetto da approfondire. Un'altra cosa che vorrei farvi vedere, torno al main menu, vi faccio vedere all'inizio di una nuova partita. Potete scegliere la forma della galassia, se vedete che cambia in base a quello che io vado a scegliere, la forma, la quantità di stelle, da 300, 500, 700 fino a 2000, ovviamente la dimensione della galassia è sempre proporzionale alle stelle, cioè non possiamo mettere un settore di 4x4 perché sono troppe, così come se mettiamo 300 non possiamo aumentare oltre a 4x4, e questo è uno. Poi le regole, l'espansione della galassia, praticamente come iniziano tutte le razze. In questo caso abbiamo scelto un pre-warp, quindi iniziano con una singola piccola colonia
tecnologia minima, viaggi iperspaziali non sono stati ancora sbloccati o scoperti e si comincia espandendosi lentamente nel sistema solare, quindi si parte tutti senza i viaggi interstellari, ci si sviluppa un po' come se fossimo noi tra un 200-300 anni, ipoteticamente. L'aggressività della galassia, la difficoltà generale, la velocità di ricerca, la visibilità, praticamente solo progetti visibili o tutti, no, facciamo solo quelli che possiamo vedere, quindi quello attuale e quello successivo, infatti se vi ricordate l'albero di abilità non era completo, il percorso di ricerca farlo fisso o casuale e il permesso di poter, diciamo, fare commercio, trading, di tecnologia. Figata anche questa. Poi, minacce. Qua si può scegliere i pirati, la difficoltà dei pirati, quanti pirati, la forza dei pirati, la prossimità dei pirati, il respawn, se respawnano o stanno morti, quindi fazioni, diciamo, distrutte rimarranno distrutte, e le creature spaziali, le classiche, da sempre esistono, normale. Colonizzazione, si può fare scegliere, diciamo se sono abbondanti o meno la quantità di colonie, quanto deve essere un pianeta di qualità per poter ospitare una colonia, le colonie indipendenti quante, rare o abbondanti, quindi trovare qualcuno già presente su un pianeta è una figata. Se voi siete veramente bravi, arrivate in un sistema che non ha il viaggio curvatura, capite che è già un discreto vantaggio. L'influenza, il range di influenza di una colonia, che influenza la dimensione di un territorio, di un impero. Il range limite della colonizzazione, andiamo avanti, e la nostra razza, in questo caso ce ne sono diverse, per esigenze di embargo non è possibile mostrarle tutte. Io ho fatto gli Akdarian, che sono quelli acquatici, però ci sono anche gli altri che si possono incontrare poi in partita, ma non è permesso, diciamo, cominciare un video, probabilmente magari dopo il 15 di febbraio o all'uscita del gioco, che è il 10 marzo, si potrà vedere di più. Ci sono le varie statistiche, c'è la spiegazione, e se andiamo a vedere, non è sto inglese, poi magari adesso farò degli strafalcioni, però gli Akdarian sono altamente industriali, semiacquatici, mammiferi, hanno una larga delle grandi mani palmate, potrei definire, e piedi che li rendono degli eccellenti nuotatori, tuttavia le loro mani hanno abbastanza destrezza e in grado di consentirgli di vivere anche fuori dall'acqua. Sono intelligenti, pacifici e amichevoli, hanno una ricca cultura che si concentra sulla natura ibrida del loro ambiente. Vabbè, insomma, non continuo a leggervelo, ma per darvi un'idea che comunque non è sta roba così improponibile da tradurre, un paio di maniche, un bel paio di maniche, un altro paio di maniche. Il governo, si può scegliere l'Empire Name, prova, l'Empire Flag, quindi la bandiera, e il tipo di governo, se è democrazia, il feudalesimo, quindi questi contratti tra varie cose, la gilda mercantile, non mi ricordo come si definisce, comunque dittatura militare, la monarchia, la repubblica, la tecnocrazia. Io inizio con la monarchia, prima avevo fatto la repubblica, infatti mi aveva dato un leader. La mia situazione iniziale è questa, il mio sistema normale o eccellente, faccio eccellente, la mia espansione starting young, praticamente si può scegliere di partire già più avvantaggiati, quindi avere più quanto è nuovo questo regno, insomma, se è giovane, in espansione, maturo e vecchio, e con maggior parte magari della galassia già esplorata. E poi il nostro livello di tecnologia, si va dal pre-warp fino al livello 7, ma noi faremo il pre-warp. Starting location, praticamente nella galassia da dove partiamo, nel core profondo, nel core esterno, regioni lontane, a caso, completamente a caso. Gli altri imperi possiamo andare a generarli sì o no, se facciamo no li aggiungiamo noi manualmente, gli dico 12 che sono impostazioni normali,
la condizione di vittoria, questo invece mi ricorda un altro gioco che è Civilization, per quanto non c'entri una ceppa ed è anche in tempo reale, però si può vincere a livello militare, economico, di popolazione, gli si può impostare anche un limite di tempo, quindi a una tot data vince chi ha il punteggio più alto, insomma vabbè. È molto bello, mi è piaciuto all'inizio perché vabbè c'è un tutorial che spiega qualcosina, soprattutto l'interfaccia, ma poi vi lascia imbalire voi stessi e vedete che parte, fa lo zoom e ci fa vedere il pianeta. È una presentazione che io ho gradito tantissimo, vedete che ha zoomato, è totalmente diverso rispetto a prima, quindi vedete che adesso ho sbagliato, devo cliccare qui, doppio clic se si perde via. Siamo partiti vicino a questo pianeta che è Biblus, è completamente diverso da sistema di prima, giustamente. E se andiamo indietro, vediamo dove siamo nella galassia. È più o meno qua, quindi va bene. Possiamo cliccare qua, doppio clic e torniamo sul pianeta. Si clicca, si vede l'interno. Vediamo se troviamo le persone, magari, che abbiamo. Questo è il leader. Penso sia a sto punto il re, perché siamo in una monarchia, quindi insomma dovrebbe essere il re questo. Si possono poi fissare i vari pannelli, tenerli in vista, aprirne anche più di uno in modo da poter vedere più dati insieme. Poi vabbè, giustamente ci fa cambiare. Abbiamo polimeri, Caslon e Steel come merci principali, la popolazione 2 miliardi. E questo è un diciamo leader che ci aumenta le entrate. E in questo caso c'è un tutorial che ci aiuterà. Infatti vedete che come mi è iniziata anche la vecchia partita, abbiamo questa vecchia stazione tutta demolita e poi potremo andare, grazie a una missione, poter andare a... Sì, ok, qua ci dice che ci sono delle rovine subacquee come c'era anche prima, e una missione ci consentirà di convertire questa massa di detriti in una stazione spaziale. L'inizio di partita è messo in modo tale da essere proprio di dimostrare la nascita dell'impero, della monarchia, di quello che è, perché è tutto in costruzione, quindi vedete under construction, quindi sta costruendo adesso tutto. Quindi insomma questo è una dimostrazione così a grandi linee. Anche questa nave qui è sotto costruzione, infatti si vede che è tutta demolita. Ci dice costruisci, questo è un suggerimento, costruisci una nave, ok, e ci mettiamo a costruirla, tra un po' poi ci dirà anche di... qua quasi finito, si può accelerare il tempo fino a 1x4. Quindi adesso finiremo questa, siamo all'80%, poi inizierà ad essere completa e diventerà utilizzabile. Almeno forse, in tempi brevi, stanno costruendo, insomma. E, abbiamo varie cose, da cui il message log che ci ricorda i vari avvenimenti. E appunto, come lo definisco in tanti, non lo dico io, quello che Stellaris avrebbe voluto essere, non sarebbe dovuto, ma avrebbe voluto essere. Per quanto Stellaris sia bellissimo, lo trovo meno, magari meno schematico questo rispetto a uno Stellaris, perché appunto voi avete le vostre navi, cioè vi fa vivere più da vicino quello che succede. Vedete qua a rebuild, io premo e mi torna, diciamo, ricostruito la stazione spaziale. E, ovviamente la lingua può essere un ostacolo per molti, ovviamente. E questo non è il video, ma se voi avete qualcuno che ho trovato online, qualcuno che vi spiega il gioco, sicuramente ve lo godrete molto molto di più. Però ecco, volevo portarvi questo titolo perché mi ha incuriosito fin da subito e mi pare assolutamente intrigante per la cura subito all'inizio. Cioè non vi spara a esplorare altre cose e vi dice, cavoli, sei all'inizio dell'impero, esplorati il tuo bel sistema, che magari ci trovi qualcosa. Perché quello che capita in Stellaris solitamente è parti, non c'è niente, il tuo sistema ha solo delle cose già costruite, ci scavi delle cose, guardi intorno, hai due o tre sistemi di cui uno, forse due, hanno mondi, allora piazzi la colonia lì, inizia sempre identico, allo stesso modo. Ovvio che so già che questo gioco non attirerà nessuno, che magari i soliti che dicono non c'è l'italiano, niente, Nisba. Bene.
Va bene. Come volete. Qua sono tutti i vari edifici. E anche chi mi dice dovresti imparare a giocare. No, io voglio farvelo conoscere. È la classica chiacchierata che facciamo. Così, come si dice, tra amici. Vieni a casa, guarda il nuovo gioco, ti piace, vai a casa e lo compri anche tu. Ragazzi, questo era Distant Worlds 2. Ringrazio ancora Paolo degli Slytherin per la concessione, insomma. Il gioco è sviluppato dai CodeForce e purtroppo non so dirvi ancora il prezzo, perché appunto uscirà adesso il 10 di marzo 2022. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.